Io cercherò di nutrire la democrazia usando i miei 8 minuti, e vediamo se ci riesco, anche perché volevo partire ringraziando Gianni e tutti voi di avermi invitato, perché in realtà io sono presidente da solo 15 giorni, qui c'è Paolo Beni, era presidente fino a 15 giorni fa, quindi ho avuto la fortuna di cascare, diciamo, in una data che mi consente già di essere presidente nazionale, e credo che il senso della presenza di un'associazione autonoma come è l'ARCI in questo consesso sia legato proprio a quella parola lì, che è nutrire la democrazia. Gianni e altri hanno parlato di questo tema della crisi della rappresentanza e della democrazia. L'ARCI, direi anche tutta una parte del terzo settore, hanno rappresentato, rappresentano in questo momento, in questi anni, un soggetto importante, e vorrei brevemente sfogare, diciamo, anche le difficoltà di questi soggetti in questi anni e in questo momento in cui le modalità della politica e quindi della rappresentanza e della democrazia hanno assunto, diciamo, connotati molto diversi dal passato, usiamo questo termine. E quindi dico, qui ci sono stati molti interventi che appunto ci dicevamo per noi sono temi scontati, invece non sono temi scontati evidentemente. Dico che quando si pensa, quando pensate, quando pensiamo al terzo settore, non dobbiamo immaginare solo quella parte molto importante che qualcuno, Maiorino, altri, insomma, tutti qui ne avete parlato, di supporto e di supporto innovativo, diciamo, nella costruzione di un sistema di protezione sociale, che è stato soprattutto a livello locale ma anche nazionale, ma vorrei qui dire appunto e parlare un po' di questo, di quello che invece rappresentano, possono rappresentare su questa problematica, chiamiamola problematica, su questa questione che Gianni ha introdotto della politica come esercizio del potere e della relazione fra leader e popolo, diciamo. E come in questi ultimi anni, lo dico in questa sala che probabilmente è quella che meno, per le presenze che ci sono, la pensa così, però a un certo punto si sia anche immaginato che erano anche un po' inutili, diciamo, tutte quelle cose che stavano fra il leader e il popolo. E quindi tutti quelli che, penso al sindacato, giustamente Barbara stamattina diceva lo vogliamo anche se è cambiato, penso a un certo punto a tutta quella discussione su come si dovevano fare i partiti, quando si è cominciato a dire che i partiti tradizionali non andavano più bene, ma non ci siamo immaginati, penso a quella frase che ha detto Carlin Petrini sulle persone fisiche, sul fatto che ci vogliono anche le persone fisiche per poter costruire progetti, idee, cambiare. Che in qualche maniera questo terzo settore, e in particolare io parlo dell'ARCI, l'unica associazione di promozione sociale laica, quindi diciamo e progressista rispetto ad altre, ci abbiano anche fatto, condivido qui con l'ex presidente, insomma, resistere, che non è un verbo che si usa più, o comunque stare in questi anni cambiandoci. In questo percorso di questa sinistra che tentava di ridefinirsi. Brevemente, la storia dell'ARCI la conoscete tutta, però l'ARCI, quella R e quella C stanno per ricreativo culturale. Stanno ricreativo culturale quando la sinistra immaginava che il ricreativo e il culturale fossero una parte integrante del fare politica. E quindi l'ARCI nella sua autonomia si occupava, diciamo, di organizzare gli spettacoli lo dico nella parte più concreta, ma stava e interloquiva con intellettuali, mondo della cultura. La sinistra, diciamo, lavorava su questo. Io apprezzo sempre molto Gianni, che è uno dei pochi che io sento, diciamo, anche del Partito Democratico, e invece cita, no, sempre persone del mondo della cultura, però possiamo dirci che questa cosa a un certo punto si è un po' interrotta e che a un certo punto abbiamo parlato, abbiamo vissuto una certa subalternità culturale. E l'ARCI ha cominciato anche l'ARCI a ripensare se stessa e a immaginare che se
si doveva stare per nella nostra autonomia, mentre questa sinistra si divideva, si dilaniava, si scindeva, nella propria autonomia, a tenere su alcuni temi dell'agenda politica, a tenere e a porre all'attenzione alcune questioni. Alcune questioni importanti, anche qualcuno stamani, non mi ricordo, ha detto divisive, l'ARCI era Genova, l'ARCI è l'ARCI della difesa dei beni comuni, l'ARCI è stata questa cosa, e lo è, e lo vorrà essere, ma quello che mi interessa qui è che ha continuato, e ringrazio quelli che l'hanno fatto prima di me, soprattutto io lo farò, e non ha perso mai, diciamo, la barra sul fatto che questo si fa solo se c'è un radicamento territoriale, solo se ci siamo. Non si può diventare un movimento di opinione, si deve comunque, per avere un senso di associazione ovviamente, però lo pongo come tematica un pochino più generale, diciamo, di come queste modalità rinnovate della politica non sempre poi abbiano trovato un risultato positivo, siamo gli unici che hanno provato, diciamo, a tenerle tutte e due insieme queste cose, e contemporaneamente in una fase in cui c'era un'altra novità di cui qualcuno ha parlato poco, cioè l'identità territoriale, è nata la Lega, nel nostro paese comunque si cominciava a immaginare c'erano tanti paesi diversi, e la fo breve perché la storia dell'ARCI è 57 anni, quindi diciamo arrivo a oggi. Arrivo a oggi per dire sempre brevemente che quindi noi ci siamo su tante tematiche, lo ridico, prima mi hanno giustamente criticato perché dice ma come, no, chi è intervenuto qui come testimonianza di cose che si fanno, noi questo ci ha anche costretto a ripensarci, ad allargare il campo degli interventi, ma sempre tenendo, ve lo ripeto, questa questione dell'esserci in tutta Italia, e se non ci siamo ci vogliamo essere, nel senso del fisico, non so se è chiaro, di uno sviluppo associativo, di una presenza. È evidente che questo tema ha cambiato l'agenda degli interventi, ho già detto della difesa dei beni comuni, le cose che ha detto Petrini stamani per noi appunto sono cose in cui stiamo. C'è un altro tema che è quello del mutuo soccorso, vorrei che questa parola nella sinistra nuova tornasse, è la parola, noi siamo nati con le società di mutuo soccorso, il mutuo soccorso non è la carità, è un'altra cosa, il mutuo soccorso diciamo è di grande attualità. E direi che rispetto alla lotta alla povertà, all'accoglienza dei cittadini stranieri, tutte le questioni che riguardano diritti di cittadinanza, qualcuno parlava dei detenuti e degli ex detenuti, ma tanti sono i terreni su cui possiamo intervenire, penso che appunto l'agenda, che è un'agenda necessaria nel nostro paese, riguarda riforme istituzionali e crisi economica, ma l'agenda, qualcuno l'ha detto meglio di me finora, che invece noi anche diciamo fuori dal Parlamento dobbiamo tenere in considerazione, deve assolutamente tener conto di queste tematiche. Ne aggiungo una, l'associazione laica, citata da tutti, che è la questione dei diritti civili e di libertà, che è un'emergenza democratica, perché il Paese è molto più avanti di quello che le leggi di questo Paese diciamo prevedono rispetto alla vita dei cittadini e delle singole situazioni. Al nostro congresso, la cito solo per fare un esempio, la mamma di Aldrovandi, Patrizia Moretti, ci ha detto voi siete una sensibilità organizzata, altra parola che vi inviterei a questo tema della sensibilità organizzata, a partire da singoli casi in cui cittadini si ritrovano in una battaglia improba nei confronti dello Stato che dovrebbe fare giustizia, sono tutti temi che, e chiudo qui perché mi rendo conto del consesso in cui sono, non possono però non stare diciamo nell'agenda di un partito, del Partito Democratico, no? Perché alla fine, non solo perché è giusto, perché qualcuno stamani diceva
la sintonia con quello che accade nel paese, magari in una parte del paese, magari in una minoranza, ma che è poi all'attenzione più diffusa, culturale. Prima si citava il funerale ieri di questo ragazzo di Ciro Esposito, così cito anche l'ex presidente dell'UISP, che è seduto accanto all'ex presidente dell'Arci, e si diceva, ieri sera abbiamo visto questa sciarpa con scritto Arci UISP Scampia su questa bara e ci siamo chiesti, ci ha fatto effetto a noi, era giusto, non era giusto? Io la concludo dicendo che comunque eravamo in una cosa che è in questo momento, è stato per tutta la giornata di ieri, indipendentemente da questa sala, nella sensibilità culturale, diciamo, nel bene e nel male di questo paese, molto più di quanto a volte noi stessi, e magari di mestiere facciamo politica, diciamo, sentiamo. Ed è per questo, concludo, che il tema del potere, molto caro a noi, della politica come esercizio del potere, direi anche, io ci aggiungerei, la politica a volte, esercizio del potere, è anche la gestione dell'informazione, lo dico perché qui non a caso sono intervenuti diversi giornalisti, di quelli che a noi piacciono, però ormai l'esercizio del potere secondo me passa attraverso queste due questioni. È evidente che è un tema, insomma, a noi molto caro, perché per noi significa riuscire a diluirlo questo potere, a renderlo un po' più orizzontale, diffuso, ecco, seguendo un po' la linea che ci ha dato Gianni stamani. Pensiamo che sia il nostro compito, noi ci siamo nella nostra autonomia, penso che ci abbiate invitato perché dicessimo questo, insomma, ci siamo, no, nel senso, ci siamo, e vi ringrazio di averci dato la possibilità di dirlo, grazie.